Ciao a tutti e bentornati nel canale. Ebbene sì, il Diavolo Rosso è tornato. Il tanto atteso Diavola Pro finalmente è disponibile dopo circa 3 anni dal suo annuncio, dopo vari ritardi dovuti sia al Covid ma anche a problemi di reperimento dell'acciaio e problemi di logistica dall'Asia. Ma ora siamo davanti a quello che potrebbe essere un prodotto che ha tutte le carte in regola per essere il miglior fornetto a conchiglia in circolazione. Ma risponderemo poi a questa domanda in seguito alla fine del video. Il Diavola Pro, per chi non lo sapesse, viene prodotta da Spice, appunto, una piccola azienda bolognese, nota anche per altri prodotti come ad esempio la planetaria Emilia e i fornetti a conchiglia Spice Diavola o anche il famosissimo Spice Caliente, di cui trovate tra l'altro parecchi video in questo canale. Quindi si tratta di un prodotto italiano, quantomeno ideato e brevettato in Italia, ma made in China. L'ho acquistato inizio settembre in prevendita con uno sconto per appena 165 euro, che come vedremo poi dal mio video è un prezzo veramente stracciato per specifiche qualità che vedremo in questo prodotto. Ma adesso, al momento della recensione, i prezzi sono leggermente più alti. Alla fine del video poi faremo anche una valutazione su questo aspetto. Quindi essenzialmente nel video di oggi vedrete anche qualche comparazione con lo Spice Caliente modificato, ma inizieremo innanzitutto con un unboxing veloce, poi vedremo il prodotto un po' più da vicino con un'analisi anche sulla qualità costruttiva e sui materiali del prodotto, per passare poi a un'analisi sul rumore, sulle temperature e, come sempre in tutti i miei video, finiremo con delle prove di cottura. Vi condividerò poi ovviamente quelli che secondo il mio punto di vista sono i pregi e i difetti di questo fornetto, sempre in modo imparziale come nei miei video. Come al solito in tutti i miei video, sotto troverete anche i vari capitoli per passare velocemente da una sezione all'altra. Ma ora seguitemi per saperne di più. Pizza time. E partiamo subito con la confezione. Vediamo che arriva ben imballato. Nella confezione troviamo subito il biscotto con un imballaggio separato per proteggerlo al meglio, e si tratta di un biscotto Sorrento da 34 cm di diametro e con uno spessore di 2 cm, quindi ben più spesso del Fiesoli ad esempio da 1 cm che utilizzavo con lo Spice Caliente. Abbiamo anche delle istruzioni su come effettuare un corretto rodaggio del biscotto per assicurarci di rimuovere ogni residuo di umidità dallo stesso. Come vediamo, il mio biscotto ha una bella crepa nella parte posteriore che non dovrebbe però comprometterne il funzionamento. A seguire abbiamo il nostro fornetto, che ho preso in colorazione rossa, ma è disponibile anche una variante nera se preferite. Abbiamo poi un manuale utente, il cavo di alimentazione, che è praticamente uguale a quello dei trasformatori per PC, ed avendolo ordinato fra i primissimi a metà settembre, come vediamo ho ricevuto anche la pietra refrattaria, mentre adesso avete un'opzione di acquisto separata sul sito. Ma adesso diamo uno sguardo più nel dettaglio. Frontalmente notiamo il branding Spice. Sembra un semplice adesivo, forse avrei preferito una serigrafia al laser o qualcosa di un po' più professionale. Comunque subito sopra notiamo la presa in plastica dura. A seguire notiamo il termometro che segna fino a 500 gradi e queste due manopole. Quella alla mia destra rappresenta il selettore delle resistenze, quindi possiamo selezionare solo quella inferiore, solo quella superiore o entrambe contemporaneamente. Al centro abbiamo il LED di accensione che si accenderà di rosso non appena utilizziamo la manopola di sinistra, che è quella del termostato che attiva le resistenze con vari livelli di potenza, come vediamo da 0 a 4. E non ultimo abbiamo una bella novità, la modalità Boost, con questa simpatica icona del diavoletto che permette di mantenere quindi le resistenze sempre accese. Tutto intorno, sopra e sotto al fornetto, abbiamo anche parecchie feritoie per agevolare il flusso d'aria. Sotto abbiamo altre feritoie per il raffreddamento e due piedini, quindi uno in più rispetto ai fornetti precedenti, in modo da dare più stabilità al tutto, avendo anche delle dimensioni maggiori rispetto agli altri. Una volta aperto notiamo il nuovo portapietra in acciaio inox forato, una foratura uniforme su tutta la base, tranne qui al centro dove vediamo che i fori vanno un po' a casaccio. Non capisco neanche l'utilità di questo piatto, probabilmente per uniformare il riscaldamento della pietra, ma in realtà questo piatto potrebbe ostacolare un po' il riscaldamento della pietra. L'altro motivo per cui è stata messa potrebbe essere ad esempio per evitare la rottura del biscotto appoggiandolo solo su un cordolo, come ad esempio accadeva per lo Spice Caliente. Vediamo poi che manca il fermo della pietra che avevamo precedentemente sullo Spice Caliente, quindi da un lato abbiamo il vantaggio di poter sostituire la pietra facilmente senza dover smontare niente, dall'altro però c'è lo svantaggio che spostando il fornetto, ad esempio se lo capovolgiamo, la pietra non sarà fissa come era invece nei fornetti.
cornetti precedenti. Notiamo poi la resistenza, che è molto simile a quella che vedete in una delle mie modifiche dello Spice Caliente di qualche anno fa, anche questa è da 1400 W, e ne abbiamo anche una inferiore da 400 W, per un totale quindi di 1800 W. Vediamo già che le due piste non sono perfettamente parallele. La resistenza viene fissata comunque con questi 5 fermi che vediamo qui, mentre al centro è stata piazzata la sonda del termometro. Spostiamoci ora nella zona posteriore, dove troviamo il connettore dell'alimentazione, come vediamo è tipo quella dei computer, ed abbiamo le griglie delle ventole. Si tratta di due ventole ad immissione, quindi in configurazione pull-push, che immettono aria all'interno del fornetto per un raffreddamento attivo. L'aria calda esce poi dalle feritoie che ritroviamo sopra, di lato e sotto al fornetto. E adesso vediamo un po' più da vicino questo biscotto, come montarlo e come fare il rodaggio dello stesso. Biscotto, come abbiamo detto, è un sorrento 34 cm di diametro per 2 di spessore. Lo vediamo anche inciso qui. L'installazione della pietra è semplicissima, va inserito con la superficie liscia verso l'alto. Inizialmente l'avevo installato leggermente in fondo, quindi il fornetto non chiudeva perfettamente, lasciando uno spiraglio quando abbassavo la calotta. Basta spostarlo solo di un millimetro nella zona anteriore per avere poi una chiusura perfetta. Il rodaggio, come sapete, è sempre consigliato per eliminare l'umidità residua ed evitare la rottura del biscotto, come abbiamo già visto nella mia recensione F1. Dobbiamo quindi fare come al solito un riscaldamento graduale. La casa consiglia di tenerlo per 30 minuti a 100, 200, 300 e 400 gradi, ma per semplificare potete utilizzare la manopola del termostato, quindi 30 minuti a livello 1 di potenza, dopo 30 minuti procedete con il livello 2 e così via. In molti sarete ovviamente interessati a capire bene nel dettaglio i materiali di cui è composto questo fornetto, quindi in questo capitolo ci focalizzeremo proprio sulla qualità costruttiva e tutti i materiali utilizzati. Per quanto riguarda la qualità costruttiva e quella dei materiali impiegati, iniziamo dalla maniglia. Come abbiamo detto, è in plastica dura, ma non dovrebbe essere un grosso problema vista la coibentazione del fornetto. Avrei preferito ovviamente una maniglia tipo quella che avevo creato per il mio Spice Caliente, perché permette un'apertura molto più comoda, ma capisco anche la scelta di Spice, perché la maniglia pinna di squalo è sicuramente più accattivante esteticamente ed inoltre non aumenta l'ingombro totale. Esteticamente devo dire che è ben riuscito, con un design moderno, e ha questa forma bombata che aiuta anche a contenere l'ingombro totale del fornetto. Purtroppo ritroviamo i piedini di merda del caliente, o quantomeno sono molto simili e plasticosi. Avevo infatti quasi immediatamente provveduto a sostituirli con una struttura in metallo, ma comunque in questo caso abbiamo una coibentazione sicuramente migliore, quindi non dovrebbero inficiare in alcun modo nell'utilizzo. Molto ben pensate tutte queste feritoie che agevolano il raffreddamento del fornetto, anzi forse sono anche un po' troppe. Raffreddamento migliorato anche grazie al brevetto di raffreddamento Spice a doppia calotta. La calotta è in acciaio inox 310S, un'ottima scelta in quanto si tratta di un acciaio che presenta una grande resistenza alla corrosione alle alte temperature, resiste fino al 1100 gradi, quindi un bel miglioramento qualitativo rispetto alla calotta dello Spice Caliente, che era un SUS 430. Purtroppo vediamo che sembra essere stata presa a martellate, ma ciò non dovrebbe pregiudicare in alcun modo le prestazioni del fornetto. Per quanto riguarda la resistenza, proprio come quella montata nel mio Spice Caliente, è da 1400 W a due piste e il diametro in questo caso è ovviamente maggiore, quindi anche la resistenza, così come per la viteria, la sonda e tutto il resto, si tratta sempre di acciaio inox 310S, quindi è stato utilizzato un materiale top di gamma per evitare qualsiasi contaminazione degli alimenti dovuta a eventuale corrosione per alte temperature. La mia resistenza purtroppo toccava la calotta in un punto, quindi ho preferito inserire qualcosa che facesse da spessore, come questi due dadi inox M6, in modo da poterla modellare correttamente alla prima accensione, ma ovviamente non è necessario che voi lo facciate. E facciamo adesso un riepilogo sulle dimensioni. Come già detto, il biscotto è largo 34 cm, quindi 2 cm in più dei fornetti precedenti, mentre la larghezza totale è di circa 36,5 cm. Abbiamo poi poco più di 21 cm di altezza nella zona posteriore, mentre l'altezza complessiva è di 27 cm. E per finire abbiamo una profondità di 41 cm. Quindi è sicuramente il fornetto più grande della sua categoria. Potete fare pizze leggermente più piccole di quelle fatte con F1, mantenendo comunque la portabilità. La resistenza misura un diametro di 28 cm, mentre misuriamo 30 cm arrivando fino all'innesto. Come dicevamo, non essendo ben allineata, ovviamente in alcune zone il diametro scende a 27 cm circa. Un'altra misurazione utile è quella della distanza fra resistenza e biscotto, un po' complicata da misurare per via della sonda al centro del fornetto, ma siamo comunque intorno ai 5 cm abbondanti. Inseriamo il connettore e la spina di alimentazione e
Beh, il fornetto esteticamente sembra una nave spaziale, ma dal rumore si direbbe più un aereo. Con fonometro digitale misuro ben 63 decibel nella zona prossima alle ventole e 60 decibel nella parte anteriore, quindi da dove fate le pizze in pratica. Ovviamente il rumore è un fattore soggettivo, quindi sta a voi poi valutare se sia rumoroso o meno, ma come termine di paragone il mio F1P134H si assesta sui 50 o 55 decibel. Ora, una volta fatto il rodaggio del biscotto, cerchiamo di capire quanto impiega il fornetto per raggiungere appunto la temperatura massima e quanto è appunto questa temperatura massima raggiungibile. Inoltre vi darò anche qualche consiglio sullo spegnimento. La vera nota dolente, secondo me, è il tempo di riscaldamento. Come vediamo, l'ho acceso alle 9.39 e nel giro di 20 minuti era già a 400 gradi. Ma purtroppo da 400 in poi si sale molto lentamente. A 75 e 90 minuti il forno segna ancora 480 gradi, non riuscendo quindi a raggiungere i 500 gradi, nonostante il boost sia attivo, il LED acceso e la resistenza sempre incandescente. Da quel che leggo in giro, i tempi di riscaldamento si assestano sugli stessi livelli un po' per tutti i clienti. E non è un problema del termometro del Diavola Pro, perché come vedete segna una tacchetta in meno dei 500 gradi ed il mio pirometro al centro del biscotto rileva poco meno di 490 gradi, quindi lo scarto è veramente minimo. Ho fatto un ulteriore test dove aver messo lo spessore tra resistenza e calotta e sistemato bene la pietra in modo da chiudere perfettamente il fornetto. Dopo 10 minuti siamo già a 300 gradi, a 20 minuti siamo a 400 gradi più o meno come prima, i 450 gradi li ho raggiunti in mezz'ora, mentre a 40, 50 e 60 minuti siamo più o meno sulla stessa temperatura, quindi ad una tacca in meno dei 500 gradi, mentre con pirometro al centro della pietra siamo a 495 gradi, quindi credo che possiamo accontentarci. Ho cercato di indagare sul tempo di riscaldamento, controllando la tensione in casa così come consigliato da Spice. Quindi con questa presa smart ho misurato la tensione a fornetto spento e come vediamo siamo a 225 volt. E poi stesso monitoraggio a carico massimo. E vedo che rimango in un intervallo di 220-225 volt. Poiché le resistenze, come abbiamo detto, sono date per 1400 watt più 400 watt ma a 230 volts, può essere che con tensione inferiore i tempi si allunghino. Ho sentito comunque il mio fornitore di energia elettrica che mi conferma un'erogazione standard di 220 volt per un piano appunto standard da 3 kW, che è più o meno quello che avrete un po' tutti voi nelle vostre case, e per avere una tensione maggiore sarà necessario addirittura passare ad un piano da 6 kW con la sostituzione anche del contatore monofase con uno trifase. Vedete voi ovviamente se vale la pena solo per avere un fornetto che arriva prima a temperatura. Comunque continuerò a indagare su questo argomento e vi aggiornerò nei commenti sotto nel video. Certo è che i tempi di riscaldamento sono sicuramente più lunghi rispetto ad esempio a uno Spice Caliente modificato che impiega appena 20 minuti per raggiungere 550 gradi, ma è comunque un paragone che non ha molto senso fare. Per quanto riguarda lo spegnimento, anche se come vediamo sul manuale c'è semplicemente scritto di azzerare le manopole e staccare la spina, dopo aver azzerato le manopole personalmente consiglio di tenerlo ancora collegato alla presa per almeno altri 10 minuti in modo da far andare ancora un po' le ventole. La coibentazione invece è eccellente, come vediamo nonostante quasi 500 gradi esternamente rimane tutto sui 60-70 gradi, solo il bordo del biscotto raggiunge circa 100 gradi. Quindi coibentazione eccellente è resa possibile sia dalle innumerevoli feritoie che espellono l'aria calda grazie alle due ventole sempre accese e sempre al massimo, sia anche dal sistema di raffreddamento brevettato da Spice a doppia calotta. Come paragone pensate che un fornetto modificato raggiunge 220 gradi con materassino ignifugo o 250 senza. Ma ora facciamo qualche pizza per testarlo per bene. Qui vedrete il risultato della mia prima ed unica pizzata con il Diavola Pro. Sicuramente prendendoci la mano dopo aver capito il fornetto si riusciranno anche ad ottenere risultati migliori, ma questo test vi darà comunque un'idea delle potenzialità. Iniziamo subito con il primo impasto per verace napoletana, quindi un diretto 62%, 48 ore totali. La ricetta la trovate su questo canale. È un tipo di pizza che a Napoli ad esempio da Michele viene cotta nei forni a legna ad oltre 500 gradi e che nello Spice Caliente modificato riesco a fare tranquillamente in circa un minuto ad oltre 500 gradi. Con Diavola Pro avremo temperature più basse, quindi risultati lontani da questo Spice Caliente. Comunque stendo come sempre su semola e cerco di sfruttare tutta la pala. In forno la mia margherita a circa 480 gradi, la temperatura scende fino a circa 400 gradi e come vediamo dal timer sono necessari circa 90 secondi per la cottura.
la mozzarella è filante e tutto è cotto in modo omogeneo, così come anche la base della pizza. C'è anche un accenno di maculatura, ma siamo ovviamente lontani dai risultati più professionali. Dopo l'infornata la temperatura scende di circa 80 gradi e dovremo attendere un po' per ritornare alla temperatura desiderata, come avete già visto dai test del riscaldamento. Come secondo test, stesso impasto, ma ho fatto una pizza con olive nere. Purtroppo per questo video ho dovuto usare la sinistra per infornare e qui vedete che ho sbattuto la pizza in fondo al fornetto, quindi la forma si è un po' ridotta. Anche in questo caso la cottura avviene in circa 90 secondi. Sconsiglio di usare una pala a barella se siete da soli, perché dovreste aprire interamente il coperchio del fornetto e dopo l'infornata vi ritrovate quasi 200 gradi in meno. Qui la temperatura era scesa a quasi 300 gradi e come vediamo la cottura ha richiesto 2 minuti e mezzo. Come ultimo test ho fatto impasto di pizza contemporanea, un impasto con biga e idratazione finale dell'80%. Vista la difficoltà del fornetto a raggiungere temperature superiori ai 450 gradi, dovrebbe prestarsi meglio ad impasti più idratati e con cotture più lunghe. Come vediamo ho fatto un cornicione un po' troppo pronunciato ed ha toccato in qualche punto la resistenza. Inoltre vediamo la zona bassa del cornicione che rimane un po' bianchiccia, che è una cosa abbastanza comune con questi fornetti, ma che si può evitare comunque facendo dei panetti più piccoli. Quindi sicuramente un fornetto utilizzabile per pizza contemporanea ed impasti più idratati, ma non proprio adatto alla verace, anche per i lunghissimi tempi di recupero. Quindi all'inizio di questo video ci chiedevamo se questo fornetto può essere considerato veramente il miglior fornetto a conchiglia attualmente sul mercato. Anche se abbiamo visto ovviamente qualche aspetto da migliorare, la risposta è sicuramente sì. Siamo davanti non solo al miglior fornetto a conchiglia di sempre, ma anche di fronte a quello costruito con materiali più ricercati e di pregio. L'avere ad esempio adottato un acciaio inox 310S non solo per la calotta, ma anche per la viteria, sonda, resistenza e tutto il resto, è sicuramente un aspetto da non sottovalutare anche per quanto riguarda la sicurezza ambientale e contaminazione, specialmente quando viene comparato a fornetti a conchiglie alternativi con acciaio più scadente o addirittura in alluminio. Certo che paragonato con un fornetto modificato siamo sotto a livello di performance, o almeno quando volete raggiungere appunto i livelli di una pizza cotta in 50 o 60 secondi, ma ovviamente non tutti siamo in grado o abbiamo voglia di modificarlo. Invece questo appunto nasce così com'è di fabbrica e si tratta comunque di un dispositivo da utilizzare in tutta sicurezza grazie anche all'ottima gestione della temperatura esterna garantita dalla coibentazione innovativa, come abbiamo visto. Ma facciamo ora anche una panoramica veloce sui pro e sui contro. Quindi cosa mi è piaciuto? Il primo pro è sicuramente il prezzo. Avendolo acquistato tra i primissimi circa 3 mesi fa, il prezzo era di 189 euro, ma poi con uno sconto aggiuntivo siamo arrivati a 165 euro, che è veramente un prezzo a fare per questo fornetto. Contate più o meno che con il caliente più tutte le modifiche che ho fatto arrivo più o meno alla stessa cifra. Un altro aspetto positivo è il design nell'ingombro. La forma bombata e futuristica aiuta a mantenere anche il fornetto più compatto e c'è un'ottima adozione del piedino aggiuntivo anteriore rispetto al singolo dei precedenti fornetti. Inoltre possiamo fare anche pizze più grandi. Ora, grazie al biscotto appunto da 34 cm e la resistenza più grande, è possibile fare delle pizze più grandi e cotte meglio rispetto al diametro precedente, che si aggirava intorno ai 28, massimo a 29
centimetri. Inoltre questo fornetto nasce già con, diciamo, quello che avete visto nei miei video, come la modifica dell'alzata, quindi praticamente c'è una distanza maggiore fra pietra e resistenza, il che aiuta anche per fare canotti o panuozzi o quant'altro, evitando appunto che si bruci il cornicione o l'impasto della vostra pizza. Un altro punto a favore è sicuramente la qualità costruttiva, come abbiamo detto l'utilizzo dell'acciaio 310S per tutto il fornetto è sicuramente la scelta giusta per evitare ossidazione o altri problemi di contaminazione del cibo. Altro aspetto positivo è sicuramente la coibentazione. Il sistema brevettato da Spice sembra dare i suoi frutti e viene anche coadiuvato dalla doppia dissipazione attiva tramite il sistema pull push delle ventole, quindi un'espulsione dell'aria calda agevolata anche dalle innumerevoli feritoie che vediamo in tutto il fornetto. Quindi ovviamente nulla da dire sotto questo aspetto, sarà ovviamente da valutare anche con 30-35 gradi ambiente, perché al momento siamo a 22 gradi. Inoltre anche la funzione boost, ho apprezzato molto questa funzione per mantenere le resistenze sempre attive durante la cottura delle pizze, e nel mio caso funziona perfettamente. Ho ricevuto però parecchi feedback da diverse persone che, nonostante attivino questa modalità, si vedono spento il LED delle resistenze, quindi in questo caso è necessario poi contattare l'assistenza Spice, che probabilmente dovrà intervenire con una regolazione del termostato. Altro punto a favore è la facilità di utilizzo, perché i due selettori sono veramente intuitivi e semplici da utilizzare. Cosa invece non mi è piaciuto tanto, di nuovo rivediamo il prezzo, perché al momento in cui sto facendo questo video il prezzo è salito a 250 euro, anche se è possibile ancora avere qualche sconto. Diciamo che ci potrebbe ancora stare come prezzo secondo me, ma probabilmente non lo consiglierei oltre i 250 euro. Inoltre non mi è piaciuto il cavo di alimentazione è estremamente corto, quindi un po' scomodo se non avete la presa vicino come ce l'ho io. Rumorosità, questa è una valutazione personale, ma per alcuni di voi potrebbe essere un po' rumorose in base ovviamente alla vostra soglia di sopportazione del rumore. Come si vede in video, le ventole vanno sempre al massimo e partono in automatico appena inserite la spina. Sarebbe stato utile probabilmente implementare una sonda che fa intervenire le ventole solo al raggiungimento di una certa temperatura limite, disattivandole poi al di sotto di tale limite. Quindi un altro punto a sfavore sono i tempi di riscaldamento. Sebbene il raggiungimento dei 400 gradi avvenga in modo abbastanza rapido, in circa 20 minuti, dai 400 ai 450 gradi ci vuole un'eternità, così come anche dai 450 ai 500. C'è bisogno quindi di circa un'ora per arrivare ai 500 gradi in base alle analisi che avete visto nel video. In questo caso forse il piatto inox rallenta il tutto ed avrebbe sicuramente aiutato una resistenza superiore più prestante, come ad esempio una da 1600 watt. Per quanto riguarda la temperatura massima, come avete visto nei miei video, ci si assesta più o meno a 495 gradi dopo un'ora, quindi diciamo appena sufficiente per la cottura della verace napoletana sotto il minuto. Ovviamente non è un grosso problema per la maggior parte di voi, che farete sicuramente impasti più idratati o pizze contemporanee. Probabilmente l'adozione di un biscotto con spessore ridotto di 5 mm rispetto a quello fornito con il fornetto potrebbe aiutare, quindi dovrei fare ad esempio un test con una Fiesoli da 1,1 cm, quella che uso per il caliente, in attesa che arrivi il formato giusto per questo fornetto. Un altro punto è la qualità costruttiva, che avevo messo nei pro ma che ritroviamo un poco anche nei contro, perché abbiamo appunto visto che la calotta sembra essere un po' ammaccata per qualche motivo, dovuto sicuramente alla lavorazione, e comunque un qualcosa di cosmetico che non diciamo impatta nella resa finale delle pizze. Inoltre le piste della resistenza non sono perfettamente parallele, arrivando in qualche caso addirittura a toccare la calotta. Nel mio caso appunto toccava in un punto. Ciò ovviamente potrebbe impattare negativamente anche sull'omogeneità di cottura della pizza. Inoltre i piedini sono in plastica, ricordano molto quelli dello Spice Caliente, avrei preferito uno stand più solido, magari in alluminio. E la maniglia di apertura anche molto bella, con la pinna a squalo, quindi bella esteticamente ma probabilmente non troppo comoda, avrei preferito una soluzione diversa, ma come abbiamo detto avrebbe probabilmente ingombrato anche di più. Ottima anche la soluzione della sonda al centro, però sporge un po' di più rispetto alla resistenza ed, essendo posta proprio al centro della cupola, potrebbe inficiare sulla cottura di qualche panuozzo un po' più esagerato, ma è un aspetto minore e comunque da valutare ancora per bene. Ovviamente tutto ciò è frutto di una mia valutazione personale basata sul prodotto che ho ricevuto. La vostra opinione potrebbe variare in base al vostro punto di vista e anche ovviamente al vostro fornetto. Fatemi comunque sapere la vostra nei commenti sotto e lasciatemi un like e iscrivetevi al canale se vi è piaciuto questo video. Grazie ancora per la visione e ci vediamo al prossimo video.